Gara 1 alla Fiorentina, comunque da Casadei, un ex Firenze che con Faenza però ha messo in serie difficoltà la Fiorentina, anche grazie, come detto, alla prova di Silimbani, di Perin. Ecco, una gara 1 che avete recuperato e poi l'overtime forse è mancato quel piglio che vi ha fatto recuperare per prendervi la partita in trasferta. Beh, una partita secondo me di playoff, bella, vera, nel senso che c'è stata aggressività, c'è stato il menarsi, quello sportivo, quello buono, diciamo. I contatti sono stati fischiati il giusto, però devo dire che un plauso agli arbitri perché secondo me sono stati bravi, hanno mantenuto lo stesso metro per tutta la partita. È chiaro che noi siamo entrati per la prima volta in playoff nella storia di questa società, per noi è già un grande traguardo e siamo entrati forse un po' troppo morbidi, non sapevamo che cosa aspettarci? Ce ne siamo resi conto, ci abbiamo sbattuto contro nel terzo quarto, quando siamo andati sotto di 20, però poi dopo abbiamo fatto anche una grande reazione, abbiamo avuto veramente il carattere di rimetterla in piedi e di arrivare quasi a vincerla, ce l'ha portata via, secondo me, Poltroneri ha fatto due o tre canestri che io lo so che li sa fare, però cavolo, proprio contro di noi li deve fare, va bene così. Non va bene, adesso torniamo a Faenza e proviamo a rimettere in piedi tutta la serie provando a ripresentarci qui sabato. Ecco, a Faenza con il fattore campo, visto i tantissimi tifosi e ragazzi che hanno seguito anche qui in trasferta, e cosa ti aspetti? Un'altra battaglia da gara 2? Ah, sicuro non mi aspetto che ce la regalino, quindi immagino che sarà un'altra battaglia. Noi chiaramente nei playoff non è che ci sia il tempo per modificare o lavorare tanto su delle alchimie particolari, c'è da andare in campo di nuovo fra 3 giorni con ancora più carattere, con ancora più voglia di portarla a casa e vediamo chi ne ha di più.